Buongiorno ragazze, ciao da Rossella. Oggi ho pensato a un tutorial molto molto carino, facile e ricicloso. Tutte noi abbiamo la scatola con gli avanzi delle stoffine a cui teniamo molto, però talmente piccoline da non poter realizzare granché. Allora ho pensato a degli alberelli a patchwork molto semplici. Ecco tutto ciò che occorre per fare i nostri alberelli. Allora, i cartamodelli, delle forbici con la lama a zigzag, delle forbici normali, spilli, colla a caldo, pennarello termoevanescente, macchina da cucire, ferro da stiro, ovatta, tanti ritagli di stoffine in più colori, lana o spago e poi per decorare pompon, colepine, bottoncini, nastri di tutti i colori e tutto ciò che volete per decorare. Tagliate le striscine in maniera abbastanza grossolana e devono avere la larghezza, può variare, la larghezza può variare, la lunghezza all'incirca magari fatele della stessa dimensione, poi dopo alla fine si possono rifilare. Una cosa importantissima è la stiratura, stirate ogni striscina in maniera da averle già pronte per la cucitura. E si possono utilizzare tutti gli scarti dei tessuti, anche quelli molto piccoli. Ovviamente ce ne vorrà di più per metterli insieme. Io addirittura ne ho preparati anche di piccolissimi. Posizionare le strisce della stoffa col dritto contro dritto all'interno, in questo modo. E con la macchina da cucire tutta una cucitura lungo il bordo ad altezza di circa 5 mm dal bordo. Non importa se alla fine una stoffa è più lunga o più corta, perché verranno pareggiate poi dopo al lavoro ultimato. Ecco. Aprire le due stoffe, schiacciarle magari con le mani, prendere un'altra stoffa, sempre dritto contro dritto, e cucire. Aprire, schiacciare con le mani e continuare. Dritto con dritto fino a ottenere un bel pezzetto di stoffa patchwork. Una volta cucite tutte le stoffe, stirarle molto bene schiacciando le cuciture. Vedete, non è importante le dimensioni della stoffa quanto proprio la stiratura. Ecco. Ho preparato diverse misure, anche queste strette, poi dopo vedremo come utilizzarle. Posizionate i cartamodelli a forma di alberello sopra le stoffe e fermateli con uno spillo. Io ho fatto dei cartamodelli di tre dimensioni in base alle stoffe che avevo
che avevo preparato, ma sono molto semplici questi cartamodelli. È un triangolo e un quadrato sotto, quindi in base alle stoffe lo fate più o meno grandi. Posizionate il cartamodello sulla stoffa con un pennarello termo evanescente, disegnate il contorno. Questi pennarelli con il calore del ferro da stiro scompaiono. Ecco. Togliete lo spillo, sotto fermate la stoffa che avevo messo a doppio e con la macchina da cucire dovete cucire il contorno, lasciando l'apertura della base del tronco dell'alberello aperta. Posizionate le stoffe a doppio, con il rovescio all'interno e il dritto fuori. Noi cuciamo sul dritto del lavoro. Le mettete tutte doppiate e le appuntate con degli spilli, in modo che non si muovano. Posiziona la stoffa sotto la macchina da cucire e il lago posizionato proprio nell'angolo del tronco. I primi punti avanti e indietro per fermare la cucitura. Ecco, ora continuo a cucire. Tutti i lati dell'alberello. Si cuce a punto dritto. Questo è l'ultimo lato della cucitura. Si finisce sempre con qualche punto avanti e indietro. Ecco, questo lato qui, la base dell'alberello, non si cuce. Ecco, io sono riuscita a ricavare da questo rettangolo di stoffa ben 3 alberelli di quelli più grandi. A questo punto si tolgono gli spilli e con le forbici a zigzag si ritagliano i contorni degli alberelli. In questo modo non si sfilaccia la stoffa. Ecco qua, il primo alberello. Si tagliano magari i fili. Questi sono 3 alberelli. Ora con il ferro da stiro si stira e vanno via tutte le righe, tutte le linee che si erano fatte per cucire col pennarello termo evanescente. A questo punto, con l'imbottitura, inizio a riempire
dal tronco gli alberelli. Io mi aiuto anche col pennarello a filare bene l'ovatta fino alla punta. Aggiungo un po' di lavanda, mi piace sentire questo profumo in casa. Bastano 2-3 cucchiaini e poi ancora ovatta. Bene negli angoli. A questo punto, con la colla a caldo, chiudo la base dell'alberello. Il nostro alberello è pronto per essere decorato. Preparate con della lana, dello spago, un piccolo gancetto che incollerete sulla punta dell'alberello. Così. Poi a questo punto con la vostra fantasia potete decorarlo con tutto quello che più vi piace. Io per dire questo ci metto una stella e al posto delle palline attacco dei bottoncini rossi qua e là. Ecco. Potete utilizzare delle piccole pine, tutto quello che più vi piace. Il nostro alberello è pronto.